Salve a tutti e ben ritrovati al vostro gioco. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché è appena uscito il nuovo banner, sono appena uscite le nuove notizie ed è stato appena introdotto il nuovo evento di Halloween che vi ricordo seguiremo già da stasera in live sul canale Twitch, quindi se volete seguirmi potete tranquillamente farlo, i link sono in descrizione e quindi potete seguirmi in tutti quanti i miei social. Detto questo, c'è un po' di delusione nell'aria, anche se il trailer che abbiamo visto aveva comunque ragione. Quindi il banner ovviamente ha come protagonisti Sephiroth e Cloud, però sono dei protagonisti a metà, perché comunque sia hanno dato delle armi che a mio avviso possono starci, nel senso, in base a come volete buildare il personaggio ci sta, però non, cioè, sono molto lontani dall'essere buildati come li ho buildati io, quindi in teoria vanno contro il mio desiderio di pullare. Andiamo a vedere le notizie dove per l'appunto abbiamo abbiamo diverse effettivamente notizie. La prima è che per esempio abbiamo un problema, ovvero l'icona del boost pass non è visualizzata nelle summon quest badge. L'effetto del boost pass, ah ok, quindi se avete ok, questo è per tutti quelli che hanno comprato il boost pass per ottenere più roba, quindi a noi effettivamente non ci interessa. Io come sempre sbaglio tasto perché sono molto furbo. Qui poi abbiamo un'altra notizia dove è stato cambiato praticamente il contenuto del Daily Pack 1 dal Daily Shop, dove appunto abbiamo dopo il cambio il bundle pack che con double pack content, quindi il contenuto del pacco è stato cambiato e permette adesso di acquistare 10 tonici stamina con 300 cristalli, mentre invece prima il pacchetto costava 480 cristalli e dava 3 tonici di stamina. Quindi esatto, quindi il pacco conteneva 480 red crystals e 3 stamina tonic, mentre ora invece addirittura con 300 red crystal vi danno 10 stamina tonic, quindi abbastanza conveniente in realtà come preziario e come sconto. Poi altre novità, sì, ecco qua l'evento. Quindi il nostro evento di Halloween praticamente durerà fino al giorno 3 novembre per noi, fino alle 4 del mattino del 3 novembre. Come si gioca? Oh, ecco qua le cose che ci interessa sapere. Si ottengono, ovviamente bisogna ottenere degli oggetti interscambiabili all'interno del gioco partecipando in tutte le battaglie presenti all'interno dell'evento, perché per l'appunto l'evento di Halloween avrà un evento così come lo aveva l'evento d'estate, quindi quello con Zack e Glenn. Progredendo attraverso l'evento esclusivo della, diciamo, stagionale, della storia stagionale, completando le quest. Ogni volta che verrà completata una quest potremmo ottenere degli oggetti che si potranno poi ovviamente scambiare, così come i Dorky Lantern e i Pumpkin Candy, quindi avremo praticamente le lanterne e le caramelle che potremmo utilizzare appunto all'exchange, che potranno essere per l'appunto utilizzati per scambiare degli oggetti estremamente lussuosi. Ecco qua, come per esempio la Chocobo Staff. Gli oggetti che si potranno scambiare e che potremo collezionare all'interno di queste quest possono essere appunto modificati con diversi oggetti, come degli oggetti limitati, come armi ed equipaggiamenti. In questo caso abbiamo una 4 stelle più. Ah, ok, abbiamo come oggetti speciali da poter scambiare
I ticket 4 stelle più weapon per un personaggio se, in generale, draw ticket, quindi diciamo dei ticket che ci garantiscono un'arma 4 stelle o più. Le weapon parts di personaggi specifici, memorie ovviamente, probabilmente dello stesso personaggio, e poi tutto lo troveremo all'event exchange. Infatti, ora andremo a vedere anche come è combinato. La staffa di Eris, la Chocobo Staff, finalmente che cosa ci dà? Ha una Refined Ability che boosta healing, ottima, questa è assolutamente ottima, e poi abbiamo praticamente Solid Mana Ward, dove abbiamo praticamente il boost della difesa magica di un singolo alleato. Quindi mi sa che qui la difesa magica sarà importante. Il Dark Army Leader, che è il boss di questo evento, può lanciare un incredibile attacco magico mentre evoca molteplici alleati. Quest'arma ci permette di incrementare la nostra difesa magica, che ovviamente ci sarà d'aiuto in certe situazioni quando diciamo la cura non potrà tenerci all'impiedi. La Refined Ability Boost Heal può essere ovviamente efficace in livelli di alta difficoltà e quindi prendete questa opportunità per potenziarla fino al suo massimo. È ovviamente ciò che faremo. La Chocobo Staff è un'arma esclusiva di Eris che può essere ottenuta fino ad 11 volte all'interno dell'Exchange Shop e completando anche le battaglie dell'evento. Bisogna acquisirla molteplici volte per ottenere il suo overboost. Qui invece abbiamo il boss che affronteremo, ovvero il Dark Army Leader con debolezza sigillo circolare, debolezza elementale vento e poi invece attacco non si sa niente. Dei consigli ovviamente per il Conquest, questo è un nemico che può... E questo è un nemico che può evocare e successivamente assorbire i suoi alleati per garantirsi un buff di attacco magico. Quando il nemico evocherà i suoi alleati, dobbiamo velocemente, diciamo, tagliarli fuori utilizzando abilità di tipo vento, che sono praticamente la loro debolezza. Anche altri attacchi magici verranno utilizzati di frequente, abilità che hanno la possibilità di abbassare l'attacco magico o aumentare la difesa, ah no, o abbassare comunque la difesa magica. Quindi il nostro avversario comunque ci abbasserà l'attacco magico e la difesa magica, ovviamente. Qua invece andiamo a parlare del banner. Il banner con Cloud e Sephiroth, che sono i personaggi sinergici di questo evento. Quindi Cloud e Sephiroth avranno delle nuove armi, ovviamente corrispondenti, che saranno disponibili. Avremo anche un nuovo wallpaper, il Pumpkin Fest, che praticamente sarà disponibile dopo aver completato la missione dell'evento. Anzi, una particolare missione dell'evento, quindi sarà probabilmente la missione X o quella che è. E quindi per favore controllate, ok. Per poter partecipare a questo evento bisogna aver distrutto il reattore mago numero 5 nel primo capitolo, sezione principale 3, episodio 1 della storia di Final Fantasy VII. Quindi per chi non l'avesse fatto bisogna andare avanti con la storia. Poi qui abbiamo ovviamente Please Note, che ovviamente sono tutte le note dove appunto gli eventi possono cambiare, eccetera, eccetera. Quindi tutti gli avvisi che va bene. Nuovo login bonus grazie alla campagna e grazie all'evento, quindi grazie al Pumpkin Fest, a partire ovviamente dal 19 ottobre alle 7 p.m., che sarebbero le 4 del mattino in realtà di giorno 20. Abbiamo un login bonus del Pumpkin Fest dove riceveremo praticamente 10 tonici stamina ogni giorno, quindi tanta bella roba. Per avere un totale di 140 stamina tonics, quindi durante i login avremo la possibilità di ottenere fino a un massimo di 140, quindi ogni giorno, quindi vuol dire 2 settimane praticamente di tonici. Infatti l'evento
scadrà giorno 2 novembre alle 13 a.m. Quindi per loro sarà l'una, da noi sono tipo 9 ore, quindi sarà forse le 10, probabilmente sì, perché poi giustamente noi abbiamo il login alle 10 di sera, quindi poi con il login del giorno 3 novembre in questo caso dovremmo effettivamente non avere più questo bonus. Qui abbiamo poi le altre note che non ci interessano, e qui invece andiamo nel dettaglio per quanto riguarda il banner di Cloud e Sephiroth. Quindi grazie per giocare ovviamente Final Fantasy VII per Crisis, eccetera eccetera. E qui abbiamo il nuovo banner che avrà appunto a disposizione le nuove armi di Cloud e le nuove armi di Sephiroth, che poi ovviamente sono un'arma per Cloud e un'arma per Sephiroth. Il banner sarà attivo per l'appunto da oggi, quindi in realtà 20 ottobre alle 4 del mattino fino al 10 novembre alle 4 del, alle 3 del mattino probabilmente, perché sono sì le 6, quindi un'ora prima, le 3 del mattino. Però quali sono le armi in featured all'interno dell'evento? Abbiamo due armi nuove, ovvero la Bandaged Sword e la Dark Heavens per Sephiroth e una per Cloud, che come potete notare praticamente abbiamo Cloud, un'arma che consente di incrementare la difesa magica a tutti gli alleati, quindi sappiamo già per l'appunto che questa sarà un'arma molto importante per... sarà un'arma molto importante per, diciamo, le battaglie avanzate di questo evento, sperando di poterle gestire comunque in maniera alternativa per evitare appunto di pullare un'arma del genere. E poi invece Sephiroth che sblocca un attacco Gull Strike, che è lo stesso attacco del, dell'uccellaccio che praticamente abbiamo affrontato in diverse occasioni, dove praticamente abbiamo un attacco fisico di tipo vento che può far danno ai nostri avversari. Quindi in questo caso abbiamo fino a un 800%, che ovviamente sarà il power up massimo dell'arma, però attacco fisico, anche questa è una cosa che fosse stato attacco magico ancora però. E invece poi le abilità, ok, sono state appunto diciamo le abilità che si vedono qua sotto sono state praticamente screenshottate con il massimo dell'overboost. Quali sono le refined abilities di queste armi, che sono la cosa che ci stavamo chiedendo effettivamente da più tempo? Per Cloud, boost HP e boost heal, quindi veramente a parte gli HP che possono sempre fare comodo, il boost heal sinceramente un pochettino mi delude, devo essere sincero. E poi invece per quanto riguarda Sephiroth abbiamo il Dark Harbinger, dove abbiamo il boost di HP e il Wind Mastery, che giustamente il Wind Mastery non è male per il suo attacco, che comunque gli consente di fare più danni dal punto di vista fisico, però elementale vento, ma sinceramente parlando io ho Zac con la Falchion, quindi tecnicamente potrei utilizzare lui, e tra l'altro con la Falchion di Zac si possono anche fare danni AOE, quindi diciamo direi è assolutamente meglio. Riguardo la wishlist, ovviamente nella wishlist possiamo inserire determinate armi, ormai sappiamo benissimo come funziona la wishlist. E poi per quanto riguarda le stamp card sappiamo già benissimo come funzionano. Se non sapete come funzionano, ci sono i miei video a disposizione che vi spiegano tutto, quindi vi invito ad andarveli a cercare. Poi ci sono, vabbè, i pacchetti esclusivi da poter comprare all'interno dello shop a tema Pumpkin Fest, dove appunto ci sono, ecco qua, i pacchi, il pacco numero 1 dove si possono ottenere questi, diciamo, questi oggetti fino a 3 volte, perché il pacco viene venduto 3 volte, 1200 cristalli, i nanocube, i genome pod. Questo in realtà non è neanche male come pacchetto, perché appunto possiede i nanocube e i genome pod, che sono abbastanza interessanti. Poi abbiamo il pacchetto numero 2 con fondamentalmente il doppio, quasi, anzi no, più che il doppio, abbiamo un più 5, quindi un 25% in più praticamente di quello che c'era nel pacchetto precedente, con gemme in più e ovviamente un dispendio monetario più alto. E poi il terzo pacchetto, che è quello migliore, 6200 cristalli rossi, 1000 cristalli blu e poi tutti i nanocube 30, 30, eccetera, eccetera.
Poi vabbè, ovviamente ci saranno a disposizione anche i pacchi per migliorare le nostre armi, quindi una volta che avremo trovato la Bandage Sword o la spada di Sephiroth, che è la Dark Heaven, praticamente la prima, cioè quando la troveremo per due volte avremo il primo pacchetto, quando la troveremo quattro volte arriverà il secondo pacchetto, e poi quando troveremo due volte l'arma di Sephiroth arriverà il suo pacchetto, e quando troveremo l'arma di Sephiroth quattro volte troveremo il secondo pacchetto. Sono pacchetti che ovviamente ci consentono di ottenere una copia direttamente dell'arma, ticket e ovviamente oggetti per potenziare le armi. Quindi in teoria è come se ci stessero regalando un overboost, però pagandolo più rispetto a una pullata. E tu dici, però con una pullata potrei rischiare ovviamente di ottenere qualcosa di buono, invece magari non trovo niente, quindi magari meglio pagare 5.000 piuttosto che fare due multi con 6.000, con 6.000 gemme e non trovare niente. Quindi quella poi è una scelta ovviamente del giocatore. Nuovo wallpaper, se si porta la Bandage Sword di Cloud a due stelle rosse, come potete vedere da qui, e anche un altro bellissimo, tra l'altro, lo screenshot, mamma che bello, della Dark Harbinger di Sephiroth, praticamente madonna è bellissimo questo screen, ma porca miseria, perché fanno queste robe, è troppo bello sto screenshot. E poi vabbè, qui tutte... Ah, però è stato scritto in giapponese, quindi potrebbero darci delle apologems per questa cosa, per la scritta in giapponese. E quindi niente, queste erano tutte le novità che dovevate sapere, ovviamente per quanto riguarda questo evento. Per quanto riguarda invece il video dove mi andrò ad esprimere di più sul banner, lo vedrete tra poco, tra circa un'oretta, visto che li caricherò comunque tutti e due oggi, però questo era tutto quello che effettivamente dovevate sapere del nuovo evento. Quindi anzi, facciamo un'altra cosa, andiamo a vedere effettivamente come funziona. Eccolo qua, vediamo anche l'introduzione, e come potete vedere è praticamente la stessa identica cosa. Qui viene ripresentata l'arma di Eris, qui il boss, ed è praticamente la stessa identica cosa, come potete notare, dell'evento di Zack, quello estivo. Qui abbiamo l'exchange shop, dove è possibile ottenere la staffa per ben 10 volte, quindi otterremo qui la staffa, e qui abbiamo anche la Chocobo Suit che aumenta HP e Magic Defense. Oh, paradossalmente non è male. Certo, vedere Eris bacuccata in questo modo è un po' particolare, però è una buona skin. È comunque una buona skin. Abbiamo i catalizzatori quelli forti, ottima questa cosa. Poi abbiamo 5 ticket con arma 4 stelle garantita, 10 ticket normali, e poi Eris e Glenn come memorie, Eris come weapon parts, ovviamente, essendo lei la protagonista, e poi tanti belli oggettini che possiamo scambiare per migliorare il nostro account. Quindi veramente tanta bella roba. Questi eventi sono sempre molto molto ricchi di oggetti, e questa cosa mi piace tantissimo. Le missioni invece, come potete vedere, abbiamo 5.000 stamina per sbloccare lo screenshot, cioè per sbloccare lo sfondo, quindi tanta roba. E qui ovviamente tutte quante le missioni, tutte quante le daily, che ci consentono comunque di avere un minimo di roba. Qui ovviamente dovremo fare la storia, ma questa la faremo stasera in live, quindi vi invito a seguirla insieme a me. Non so se pullerò sul banner, forse mi fermerò ai primi 6 stamp, probabilmente mi fermerò ai primi 6 stamp, vediamo se mi conviene pullare, se no no. E poi abbiamo anche la sezione delle coop, che come potete vedere ovviamente elemento richiesto il vento, sigillo circolare, quindi bisognerà un po' ingegnarsi. Io ho Zack con la Falchion che potrebbe aiutarmi, però non ho nessun overboost, quindi magari metto la Falchion come arma in rate up nella wishlist, ma ovviamente del banner ne parleremo a parte, farò il video a parte,
dove vi mostrerò la mia wishlist, il perché, tutto, eccetera, eccetera, e mi esprimerò anche sul banner. Questo, diciamo, era una carrellata di informazioni. Spero che il video possa esservi stato utile. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo evento e noi, come sempre, ci becchiamo alla prossima. Bye bye!